stamattina mi alzo e decido che facciamo i bombardamenti lì, oppure è in bocca a lui, ma non risolverà il problema. Commetto un errore, chi oggi immagina, dimenticando gli ultimi 6 mesi, di appaltare totalmente la questione della Siria alla Russia e ai suoi alleati. Non si risolvono i problemi internazionali con soluzioni spot, ma costruendo occasioni di dialogo, di confronto. E quanti di noi, vedendo le immagini di ciò che è accaduto in Turchia, hanno provato delle emozioni? Quello che io contesto è che le emozioni non diano seguito a una politica strategica. L'Europa ha bisogno di questo. L'Europa non può limitarsi a rincorrere costantemente le emozioni. Il fatto che oggi, giorno dopo giorno, le riforme stiano diventando realtà ci dà maggiore autorevolezza e credibilità per dire con forza ai cambi europei. Non soltanto che c'è bisogno di una più forte azione nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, ma anche e soprattutto che la politica economica europea di questi anni non ha prodotto i risultati sperati. Ma se la discussione è immaginare un livello di governance diversa per fare le stesse cose fatte fino ad oggi, è bene che si sappia con forza che si sta semplicemente continuando a andare nella direzione sbagliata.